Buongiorno ragazzi, bentornati sul canale Tutto Tech. Oggi cambiamo un pochettino, entriamo sempre nell'ambito tecnologico come facciamo di consuetudine, ma la Melchioni ci ha inviato un prodotto nuovo per il nostro canale. Stiamo parlando del Aspirapolvere senza fili Faster. Melchioni Faster. Ringraziamo appunto la Melchioni che ci ha inviato questo prodotto e oggi andremo a vedere un po' cosa contiene, unboxing, prova pratica, insomma, solito approfondimento tutto tech. Non lo abbiamo ancora aperto, quindi faremo tutto con voi. Vedremo che cosa contiene, gli accessori, la potenza, la silenziosità o la rumorosità del prodotto e faremo tutti i vari test come nostra consuetudine. Ma prima di tutto questo vi ricordiamo di Iscrivervi al canale, attivare la campanellina e lasciare un bel mi piace anche ragazzi. Ed ora vediamoci la nostra sigla! Partiamo subito con l'unboxing, apriamo insieme la confezione e vediamo che cosa contiene. Manuale di istruzioni. Partiamo con gli accessori. Abbiamo la prima spazzola con le setole, dopodiché togliendola premendo questo tasto bianco avrete il velluto e quindi questa andrà in modalità per i divani, per poter aspirare il tessuto dei divani. Quindi se avete un animale domestico avete la possibilità di fare molta più presa e di eliminare lo sporco e i peli direttamente dal vostro divano. Questa è la bocchetta a beccuccio stretto che serve soprattutto per gli angoli difficili da raggiungere. Mi viene in mente ad esempio la macchina, quindi essendo portatile la potete portare giù carica e collegandola potete fare l'aspirazione tra i sedili, ad esempio, punto molto difficile da raggiungere. All'interno di questa scatola abbiamo il tubo da poter collegare direttamente al motore e tutti i vari accessori da poter connettere, il kit di fissaggio al muro, abbiamo già le viti con i tasselli, andiamo al nocciolo, al cuore pulsante della nostra aspirazione con il motore, l'unità principale. Ultimo accessorio presente nella confezione, la spazzola, setole rotanti e nella parte anteriore, poi vedremo quando lo accendiamo, ci sono quattro LED. Questo vi consente, quando magari aspirate sotto il divano, sotto il mobile o sotto il letto, di vedere se ha fatto un ottimo lavoro, quindi se avete recuperato tutto lo sporco presente in quella zona. Dolce in fondo, ma veramente l'alimentatore. Senza di questo non potete utilizzarlo. A parte gli scherzi, togliamo la scatola e procediamo a vedere come si comporta il prodotto e come si monta. Diamo qualche caratteristica dell'aspirapolvere. Potenza 200 watt, batteria al litio da 22,2 volt 2200 mAh, tempo di ricarica della batteria 4 ore, durata della batteria in modalità turbo siamo sui 15 minuti circa, per quanto riguarda invece un uso normale sui 35 minuti. Procediamo adesso a farvi vedere tutte le parti che compongono il motore centrale. La cosa che ci ha colpito è che è possibile smontarlo in ogni sua parte, questo facilita sia la pulizia sia accedere ai vari vani dell'aspiratore stesso. Allora, beh, abbiamo naturalmente qui il tasto con il quale andandolo a schiacciare parte l'aspirazione ed è continuo, non bisogna tenerlo premuto. Ripremendo si Rischiacciando spegne. non è una cosa che hanno tutte le aspirapolveri portatili, generalmente bisogna star lì e tenere premuto ed è scomodo, invece questo è un punto a favore. Poi abbiamo nella parte superiore, una volta schiacciato l'avvio, il tasto che permette di usare la modalità turbo, appunto quella che vi dicevo prima, Miki. Scendendo abbiamo i LED che indicano lo stato della batteria presenti su entrambi i lati. E a proposito di batteria, la stessa è estraibile premendo questo tasto e tirando. Potete metterla sotto carica direttamente nel jack che vedete da questa parte, utilizzando il cavo apposito e quindi avete anche la comodità di poter lasciare la batteria alla ricarica oppure utilizzare il suo supporto. Come preferite, insomma, da rimettere sempre nella slitta, chiudiamo
fino a che sentirete il click. Passiamo alla parte contenitore, che è da mezzo litro, quindi una capienza discreta. Per poterlo andare a pulire è semplicissimo. Allora, o se lo dovete semplicemente svuotare, vi basterà schiacciare questo tasto blu e, stando sopra il cestino, scenderà tutto lo sporco. O se volete fare una pulizia più accurata, tramite questa leva posizionata qui, andandola a premere, si staccherà tutto il contenitore. Una volta staccato il contenitore, aprendo sempre la parte sotto, dopo averlo svuotato, potrete andare a staccare direttamente tutto il corpo filtro. Una volta pulito, vi basterà reinserirlo e ruotare leggermente verso destra. Richiudere, posizionarlo prima nella parte davanti e poi a clip. Questa operazione si può fare anche aprendo la parte anteriore, ruotandolo verso sinistra, si asporta, si pulisce e si reinserisce. Smontare tutto quanto il filtro vi dà la possibilità di poter fare una pulizia più approfondita anche della parte contenitiva. Ma ora procediamo con l'altro filtro. Nella parte posteriore, schiacciando queste due levette, abbiamo l'altro filtro. Quindi anche questo lo potrete spazzolare e pulire accuratamente per poter evitare la formazione di polvere che è residuo e quindi non permette la corretta aspirazione. Una volta pulito, semplicemente lo andate a rinfilare dietro. Ma adesso andiamo ad assemblarlo con i suoi accessori. Allora, quindi, come vi diceva Michele, potete usarlo o direttamente con gli accessori collegati al motore, quindi più facilità d'utilizzo se appunto dovete fare la macchina, è la cosa più logica che viene in mente da poter usare fuori casa. La pulizia della macchina potete farla in autonomia grazie a questo prodotto. C'è anche da dire che il peso comunque consente una portabilità, sì, senza nessun tipo di problema. Il prodotto è compatto, quindi anche se dovete utilizzarlo in macchina avete la possibilità di andarvi ad infilare nei vari meandri, nelle varie fessure del vostro veicolo e non avere problemi di incappare e toccare dentro da qualche parte. Anche quest'altra spazzola, sempre per o la macchina o il divano in questo caso. I sedili della macchina. I sedili della macchina. Grazie a queste spazzole lo sporco verrà tirato verso l'aspirazione. Stessa cosa per i peli, grazie a queste setole, come vi diceva Miki, i peli vengono raccolti ed è più facile la pulizia. Quindi molto molto comodo. Diverso se invece la dovete utilizzare per pulire casa proprio. Con la spazzola rotante. Esatto, voi andate ad attaccare il tubo che viene fornito, sempre click, e nell'altra estremità del tubo andate ad attaccare semplicemente l'accessorio, sempre dopo il click, e avete costruito, diciamo, la vostra aspirapolvere da casa. Allora, come potete notare, qui sotto ci sono le setole rotanti, ci sono le spazzole rotanti e nella parte anteriore, come vi dicevo prima, ci sono i LED che vi consentono di poter vedere dove state pulendo. Messi in una posizione elicoidale, consentono di raccogliere maggiormente lo sporco una volta che si passa su qualsiasi superficie. Ma ora proviamo l'accensione e testiamo anche la potenza dei LED anteriori. Questi sono i LED che si accendono quando andate ad azionare il vostro aspirapolvere. Ora però vi dobbiamo far vedere una cosa molto ma molto intelligente che ha la spazzola rotante. Capita spesso che quando si pulisce rimangano incastrate in queste spazzole i vari capelli, i peli di animali, e poi arrivare a disostruire la spazzola è veramente complicato tante volte. Invece vi basterà cliccare su questa levetta, verrà via questo pezzo e a questo punto avete la possibilità di poter estrarre la spazzola e pulirla in maniera molto più comoda. Ma adesso a questo punto non ci resta che fare una prova pratica. Andiamo a sporcare un po' la casa? Ci sarà l'asciura Maria? Andiamo. Partiamo con il classico sporco, quindi polvere, e una modalità di aspirazione normale. Vediamo come si comporta. Ma ora proviamo con una cosa molto più complicata.
proviamo con della farina, vediamo un po' come reagisce. In diretta con voi, Miki la sta cospargendo, ne ha messa veramente tanta, ma proveremo. Vediamo sempre in modalità normale come reagisce e al massimo faremo attivare la turbo. Partiamo! Ha lasciato un piccolo residuo, attiviamo la turbo. Ottimo risultato e dopo questa soddisfazione, che dire, dovete fare una cosa in cucina, insomma non volete andarla a riappoggiare, vi basterà sentire questo click, lasciarla in piedi e il gioco è fatto. Attenzione a non farla cadere naturalmente, ma è comodissimo. Ma diventiamo ancora più cattivi, proviamo ancora a mettere farina ma sul divano. Ecco, tanti, questa è veramente tanta, è una prova veramente difficile. Allora montiamo il nostro accessorio per la pulizia dei divani senza la spazzola e vediamo un po' come si comporta in modalità normale. Ok, ne rimane proprio una lieve traccia che ripassando comunque va via. In un attimo ha tirato su tutto, veramente ottima potenza di aspirazione. Tutto all'interno del contenitore. Montato l'ultimo accessorio, il beccuccio, proviamo a vedere com'è l'utilizzo nelle fessure del divano. E quindi immaginatelo anche per esempio nella vostra autovettura. Come vedete arriva bene in profondità. Sentite la potenza di aspirazione, perché è veramente potente ed è in modalità normale. Se volete, andando a premere questo tasto, va in modalità turbo e naturalmente aspira ancora di più. Prove effettuate, abbiamo visto che il prodotto si comporta bene su tutte le superfici, con dello sporco, a volte abbiamo anche un po' esagerato, perché ad esempio la farina, ricordatevi una cosa, quando siete in ambito cucina e state cucinando, l'umidità che si provoca arriva anche a terra, quindi la farina che abbiamo buttato a terra tende ad attaccarsi con quel velo di acqua impercettibile, ma che comunque c'è. Eppure l'aspirapolvere non ha avuto difficoltà a tirare su anche i residui che erano rimasti verso la fine. Questo è un di più che va sicuramente a rendere questo aspirapolvere un qualcosa di eccezionale. Abbiamo comunque fatto delle prove con la farina e qui potete vedere il risultato. Aspettate che vi stacco il contenitore. Questa è tutta la farina che è stata utilizzata per le prove. È parecchia, cioè non è che normalmente vi trovereste tanta farina così a cioè, a meno che non fate dei disastri in cucina, ma questo è un valido alleato che vi può aiutare anche nel caso in cui doveste fare un disastro in cucina. Sicuramente abbiamo capito che la potenza di aspirazione già normale ha già tirato su la parte più grossa della farina. Quando abbiamo impostato la modalità turbo, non sono rimasti nemmeno i residui, abbiamo passato la mano era pulita, cosa che invece se ci fosse stato un residuo di farina, il bianco sarebbe rimasto. Quindi, cosa dire? Prodotto sicuramente consigliato da Tuttotech, abbiamo un prezzo di 90,84€, quindi rispetto alle sue concorrenti un prezzo veramente basso per un'altissima qualità e una grandissima potenza di aspirazione. Completo in ogni sua parte, data la quantità di accessori, e da non sottovalutare quella che potrebbe sembrare una banalità, il fatto che può rimanere in piedi facendogli fare il click sulla parte anteriore della spazzola. Questo anche per chi non volesse magari bucare il muro per poter appendere il suo accessorio per mantenerlo attaccato al muro, può tranquillamente mettere l'aspirapolvere in modalità verticale e lasciarlo in un angolo. Con un ingombro minimo. Ingombro veramente minimo. Detto questo ragazzi, vi lasciamo qui sotto il link in descrizione per poter acquistare questo prodotto, ma vi ricordiamo una cosa molto importante: Melchioni ci tiene tantissimo alle vostre recensioni, quindi se fate l'acquisto siete pregati di lasciare un commento
sul prodotto che andate ad acquistare, perché quello che abbiamo visto noi finora è qualcosa veramente di eccezionale. Compatto, leggero e molto potente. Prezzo basso, quindi anche per i concorrenti la vedo molto dura. Per noi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao ragazzi!